Bene, siamo in diretta, buonasera a tutti e benvenuti. Grazie di aver deciso di partecipare a questo evento che abbiamo organizzato all'interno della Notte dei Ricercatori in Meet Me Tonight 2020. Intanto mi presento, mi chiamo Simone, sono un ricercatore postdoc, mi occupo di fisica nucleare presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dunque, abbiamo pensato a questo evento con in mente l'idea di avvicinare un po' il pubblico alle tematiche di ricerca della fisica nucleare e a quello che è il suo impatto nella descrizione dei fenomeni che avvengono in natura e nelle possibili applicazioni tecnologiche. Ma abbiamo pensato di farlo in maniera un pochino divertente, in modo che possa essere un'ora piacevole per tutti, oltre che istruttiva. Abbiamo deciso quindi di presentarvi un percorso attraverso il quale scopriremo insieme cosa sono e come sono fatti i nucleotomici, quali sono le loro proprietà e perché li studiamo. Vi mostreremo anche alcune delle tecniche sperimentali che utilizziamo in laboratorio per osservare degli oggetti così piccoli che l'occhio umano non può vedere, ma cercheremo anche di spiegarvi come sempre in laboratorio riusciamo a misurare fenomeni che avvengono molto lontano da noi, come ad esempio nelle stelle, dove i nuclei stessi vengono formati. Ora, oggi non sarò da solo, con me ci sono alcuni miei colleghi, sempre del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano, ve li presento, si chiamano Carlotta, Eliana, Marta, Giulia, Sara e Eugenio, pian piano li conosceremo durante la presentazione. E insieme vorremmo accompagnarvi, in questo viaggio, così come l'abbiamo chiamato, dai nuclei alle stelle. Bene, detto questo, noi seguiremo i vostri commenti, le vostre reazioni in chat, quindi vi invito a scrivere e a commentare e alla fine saremo a vostra disposizione per rispondere. Bene, direi che possiamo iniziare e lo farei con un primo contributo decisamente molto molto particolare che guardiamo insieme in questo breve video. Buongiorno e benvenuti nel mio laboratorio. Mi chiamo Maria Salomea Skłodowska, ma tutti mi conoscono come Marie Curie. Sono nata 65 anni fa a Varsavia, in Polonia, ma vivo qui a Parigi da più di 40 anni. Ed è proprio qui a Parigi che nel 1893 mi sono laureata in fisica. E in seguito alla laurea ho deciso di continuare i miei studi in questo ambito. Ed è proprio in questo laboratorio che nel 1897, insieme a mio marito Pierre Curie e ispirati dai lavori di Henri Becquerel, abbiamo cominciato a studiare dei composti di uranio che avevano attirato molto la mia attenzione. Ci eravamo accorti, infatti, che questi composti emettono la radiazione in modo continuo, dei raggi simili ai raggi X che il signor Röntgen aveva scoperto pochi anni prima. Ma come può l'uranio emettere queste radiazioni senza apparentemente modificarsi e senza aver bisogno di energia? Ma soprattutto, è solamente l'uranio a essere radioattivo o ci sono altri elementi come lui? Vedete, è cercando di rispondere a queste domande che siamo giunti alla scoperta di due nuovi elementi chimici. Uno è il polonio, a cui abbiamo dato il nome della mia terra natale. L'altro invece è il radio, dal latino radium, raggio, a cui ho dedicato gran parte dei miei studi negli anni successivi. Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa su questa scoperta. Vedete, siamo partiti dallo studio della radiazione dell'uranio e ci siamo resi conto che è costante, non dipende dalla temperatura, dalla forma chimica, quindi doveva essere una proprietà intrinseca del metallo. Poi abbiamo scoperto che non solamente l'uranio è radioattivo, c'è un altro elemento noto già noto in natura, il torio, a emettere anch'esso queste radiazioni. Abbiamo deciso quindi di studiare dei minerali di torio e uranio come questi e con nostro grande stupore ci siamo accorti che erano più attivi del previsto. In particolare, uno specifico minerale
era ben 4 volte più radioattivo dell'uranio puro. Ma com'è possibile? L'unica spiegazione doveva essere che in questo minerale c'è un altro elemento che all'epoca non era noto, ben più radioattivo dell'uranio. Negli anni successivi ci siamo quindi dedicati a cercare di estrarre e di isolare questo elemento e ci sono volute ben 7 tonnellate di minerale per riuscire ad estrarre una piccolissima quantità, pari a circa il peso di un francobollo, di questo elemento che poi abbiamo appunto chiamato radio. I composti del radio sono particolari, emettono una luce azzurrina, quasi come alcuni insetti luminescenti. Emettono anche del calore e addirittura un gas, anch'esso radioattivo. Ma quindi il radio si comporta come se sparasse continuamente nello spazio circostante dei proiettili. Ma se così fosse, vorrebbe dire che il radio si modifica, cambia la sua natura, si spezzetta in parti più piccole di dimensioni diverse. Ma quindi che cos'è questa radioattività? Beh, noi sappiamo che la materia è composta da unità indivisibili, gli atomi, ma se il radio si spezzetta, questa cosa potrebbe non essere vera, gli atomi non sono indivisibili. Mi viene il dubbio che la radiazione venga non dall'atomo intero, ma dal suo centro, che un mio collega, Rutherford, ha chiamato un nucleo e ha scoperto alcuni anni fa. In un suo esperimento ha scoperto che l'atomo è sostanzialmente vuoto, tranne una massa centrale molto concentrata, in cui è contenuta tutta la carica positiva, portata da alcune particelle cariche che lui ha poi chiamato protoni. Ma quindi è il nucleo a essere all'origine della radioattività? Aspettate un attimo. Ho ricevuto poco fa una lettera da James Chadwick che mi dice che ha scoperto una nuova particella, il neutrone, simile al protone ma senza carica elettrica, che dovrebbe stare anch'esso all'interno del nucleo. Quindi il nucleo, il centro dell'atomo, dovrebbe essere composto da protoni e neutroni. E se fosse davvero all'origine della radioattività, beh, ci sono così tanti fenomeni naturali che avvengono senza che noi ce ne accorgiamo. E poi un evento fortuito li svela. E chissà che cosa succederà in futuro, come deve essere bello poterlo scoprire. Felice di rivedervi! Non potete immaginare che cosa mi è successo. Mi sono risvegliata in questo laboratorio modernissimo nell'anno 2020. Mi hanno detto che siamo ai laboratori nazionali di Legnaro, a Padova, in Italia. E morivo dalla voglia di aggiornarmi su tutte le scoperte che ci sono state in questi anni. D'altronde è passato più di un secolo dai miei studi sulla radioattività. E ho trovato questo libro sui fenomeni radioattivi su cui ho letto che effettivamente è proprio il nucleo all'origine della radioattività e hanno dato addirittura il mio nome a un'unità di misura per la radiazione. Ho letto anche che oltre ai nuclei radioattivi presenti in natura che ho studiato io, se ne possono produrre altri in laboratorio usando dei macchinari molto complessi come quello che vedete qui dietro, che si chiamano acceleratori. Gli acceleratori servono a portare a velocità elevatissime delle particelle come gli elettroni, i protoni o nuclei interi, per poi farli scontrare e generare delle reazioni per produrre dei nuovi nuclei, degli altri nuclei. Ma a cosa serve tutto questo? Ad esempio, mi hanno detto che questo acceleratore
è parte del progetto SPES, che in latino significa speranza, e che tra pochissimi anni verrà messo in funzione per produrre dei cosiddetti nuclei esotici che altrimenti non potremmo osservare in natura, che hanno tante applicazioni diverse. Prima di tutto ci sono le applicazioni alla ricerca di base in fisica nucleare, che si occupa di studiare come sono fatti i nuclei, la loro struttura, la natura, tutti i dettagli, anche delle forze che li tengono uniti. Ma non è finita qui. I nuclei radioattivi, come già avevamo pensato un secolo fa, possono essere utili anche nel campo della medicina. Infatti, avevo utilizzato già all'epoca il radio per tentare di curare i tumori e per curare le ferite dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale. E adesso i nuclei radioattivi vengono usati per fare diagnosi e terapie. Ma addirittura ho scoperto che i nuclei radioattivi possono essere usati per studiare i fenomeni che avvengono nelle stelle e anche per capire la produzione degli elementi chimici nell'intero universo. Ma con tutte queste nuove informazioni sono un po' frastornata. Direi che è meglio che vi lascio a dei colleghi molto più preparati di me del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano, che vi spiegheranno tutte queste cose dalle basi, a partire da come sono fatti i nuclei, da come si studiano le reazioni nelle stelle e anche come si misurano tutte queste cose in laboratorio. Ma non voglio farvi perdere tempo. Ci vediamo dopo. Beh, diciamo che dopo questa introduzione davvero, davvero particolare da parte di Madame Curie in persona, che sono certo rincontreremo alla fine di questa presentazione, non possiamo far altro che cercare di capire più in dettaglio cosa sono e come sono fatti i nuclei atomici che ci sono stati introdotti. E per fare questo vorrei invitare due studentesse di dottorato del Dipartimento di Fisica, Carlotta e Marta, ciao Carlotta, ciao Marta, che ci guideranno attraverso queste slide successive dandoci qualche dettaglio in più su questi nuclei. Prego. Ciao Simone, grazie mille. Allora, vediamo ora nel dettaglio cosa sono e come sono fatti questi nuclei di cui ci ha parlato Marie Curie. Dove si trovano i nuclei? I nuclei non si trovano sugli alberi, o meglio, ci sono, ma non li possiamo vedere ad occhio nudo. Infatti, i nuclei si trovano all'interno degli alberi, così come in tutto quello che ci circonda. Anche noi siamo composti da nuclei. Se osservassimo da vicino, vedremmo che gli alberi sono composti da parti più piccole, dette cellule. E le cellule sono a loro volta composte da molecole, che hanno delle buffe forme geometriche come questa. Ogni pallina di queste molecole è un elemento ancora più piccolo, chiamato atomo. Anche l'atomo a sua volta è composto da particelle più piccole. Il nucleo non è altro che la parte centrale dell'atomo, attorno al quale ruotano delle altre particelle ancora più piccole, chiamate elettroni. Ma quanto sono grandi questi nuclei? Possiamo raggruppare gli elementi dell'universo in base alla loro dimensione, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, da elementi grandi come le galassie a quelli più piccoli come i nuclei. Pensate, il nucleo è così piccolo che se un atomo fosse grande come un campo da calcio, il nucleo non sarebbe che un filo d'erba in questo campo. E se pensate che un atomo può essere visto solamente con microscopi molto avanzati e potenti, il nucleo non può essere visto nemmeno con un microscopio. Ma allora, che strumenti possiamo utilizzare per studiare i nuclei se non possiamo vederli? Per osservare gli oggetti celesti, come i pianeti o le stelle, si utilizzano strumenti come i telescopi. Mentre per vedere gli oggetti intorno a noi non abbiamo bisogno di strumenti, in quanto li possiamo osservare ad occhio nudo. Per osservare oggetti piccoli come le cellule, possiamo invece utilizzare un microscopio. Come facciamo a studiare oggetti piccoli come i nuclei? Avete qualche idea? Abbiamo bisogno di strumenti molto più particolari e molto più complessi. In particolare, si utilizzano degli acceleratori per creare questi nuclei attraverso delle reazioni nucleari e dei rivelatori per osservarli.
Parleremo meglio più avanti insieme di questi strumenti. Buonasera a tutti, anche da parte mia. E adesso possiamo passare a vedere che cosa c'è all'interno di questi nuclei di cui stiamo parlando. All'interno dei nuclei ci sono due tipi diversi di particelle, chiamate protoni e neutroni, che sono molto simili fra loro, infatti pesano circa uguale, però il protone ha carica elettrica. Il numero di protoni all'interno di un nucleo definisce l'elemento chimico di cui stiamo parlando. Per esempio, nel caso in cui abbiamo un solo protone, avremo un nucleo dell'elemento idrogeno. Se poi andiamo ad aggiungere un certo numero di neutroni a questo nucleo, andremo a creare delle varianti dello stesso elemento, che sono dette isotopi. Per esempio, nel caso dell'idrogeno, se aggiungiamo un neutrone, avremo un nucleo di deuterio, e se ne aggiungiamo due, avremo un nucleo di trizio. Ma come fanno tutte queste particelle a stare insieme all'interno del nucleo? Cosa le tiene unite? C'è una forza che fa sì che i protoni e i neutroni possano stare vicini, ma che non si avvicinino mai troppo, e allo stesso tempo che non si allontanino troppo fra loro, creando così un equilibrio perfetto con cui le particelle stanno all'interno del nucleo insieme. Questa è la forza nucleare. E la sua origine, la sua natura e le sue caratteristiche sono fra le domande più importanti a cui noi come fisici nucleari vogliamo rispondere. Ma come facciamo a studiare la forza nucleare? Andiamo a osservare proprio quello che fanno i nuclei. Infatti abbiamo che i protoni e i neutroni all'interno dei nuclei possono muoversi singolarmente, non stanno fermi lì tutto il tempo. E allo stesso modo possono muoversi tutti assieme, andando a far vibrare il nucleo. Oppure ancora possono disporsi in una forma non sferica e ruotare tutti assieme. E tutti questi tipi di movimenti che possono fare fanno sì che venga emessa della radiazione, come dei raggi gamma. E lo studio di questa radiazione è ciò che ci permette di veramente capire come funziona la struttura dei nuclei. Non è finita qui. I nuclei possono anche trasformarsi. E vediamo un po' di esempi di queste trasformazioni. Abbiamo che un nucleo può separarsi in due nuclei più piccoli, come vediamo qui, e questo processo è chiamato fissione nucleare. Inoltre, una particella all'interno del nucleo può trasformarsi in un'altra, per esempio un protone può diventare un neutrone e viceversa, emettendo anche altra radiazione come altre particelle o raggi gamma, e questo processo viene chiamato decadimento beta. Ancora, i nuclei possono trasformarsi andando a emettere alcune particelle. Tutti questi fenomeni di trasformazione sono chiamati fenomeni radioattivi. I dettagli di tutti questi fenomeni, dalla struttura dei nuclei a come avvengono i fenomeni radioattivi, sono ciò che dipende dalla natura della forza nucleare, e quindi il loro studio ci permette di ottenere informazioni sulla forza nucleare, oggetto dei nostri studi. Proviamo ora a fare un gioco e a costruire un nucleo insieme. Immaginiamo di avere due barattoli, uno pieno di protoni e uno pieno di neutroni, che possiamo combinare come vogliamo in modo da creare il nostro primo nucleo. Iniziamo pescando un neutrone. In soli 15 minuti il neutrone si trasformerà in un protone. In questo modo abbiamo creato il nostro primo nucleo. Questo nucleo è chiamato idrogeno ed è un nucleo composto appunto da un unico protone e si indica con la lettera H accompagnata dal numero 1 alla sua sinistra, che indica il numero di particelle presenti al suo interno. L'idrogeno è l'elemento più abbondante che esiste in natura e si trova, ad esempio, all'interno delle molecole d'acqua. Proviamo ora a continuare aggiungendo una seconda particella. Cosa succede se aggiungiamo un secondo protone? Due protoni si respingono e quindi non possono stare insieme se non ci sono altre particelle. In realtà neanche due neutroni possono stare insieme, e questo dipende dalle proprietà della forza nucleare. I due protoni quindi si separeranno, riportandoci al nostro nucleo di idrogeno. Cosa succede se invece peschiamo un neutrone? In questo modo otteniamo il deuterio,
Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno, composto da due particelle, un protone ed un neutrone. Proviamo adesso a pescare un altro neutrone dai barattoli. Abbiamo ottenuto ancora un isotopo dell'idrogeno, il trizio, che questa volta però è un isotopo radioattivo, cioè come dicevamo prima si trasforma. In questo caso avremo che un neutrone si trasforma in un protone. Ma adesso cosa succede? Abbiamo un nucleo al cui interno ci sono due protoni, quindi stiamo parlando di un elemento chimico differente. Questa volta si tratta dell'elio. In particolare abbiamo creato un isotopo molto raro di elio, l'elio 3. Vediamo cosa succede invece se aggiungiamo un altro protone a questo punto. Di nuovo cambiamo elemento, con tre protoni parliamo di nuclei di litio, il litio che poi è l'elemento che troviamo nelle batterie, e però in particolare questo isotopo è anch'esso radioattivo. Questa volta però il suo decadimento è diverso, avremo che questo nucleo perde, emette un protone. Ma quindi a che cosa torniamo? È un nucleo che abbiamo già visto prima, forse qualcuno di voi potrebbe già indovinarlo. Siamo tornati all'elio 3. Abbiamo visto che se aggiungiamo un protone troviamo un nucleo radioattivo, vediamo cosa succede nel caso in cui invece aggiungiamo un neutrone. Questa volta, di nuovo, abbiamo creato un isotopo di elio, l'elio 4, che poi l'elio è l'elemento che usiamo per gonfiare i palloncini, no? E in particolare questo isotopo è molto compatto e ha addirittura un nome proprio, lo chiamiamo particella alfa. Ora, siamo arrivati fin qui, siamo arrivati insieme fino a costruire l'elio 4, ma quanto ancora potremo andare avanti con questo procedimento? Iniziamo innanzitutto a sistemare in questa tabella i nuclei che abbiamo visto finora. E in questa tabella vedete che verso destra aumenta il numero di neutroni presenti nel nucleo e invece verso l'alto aumenta il numero di protoni. Abbiamo visto insieme soltanto tre elementi, l'idrogeno, l'elio e il litio, però potremmo andare avanti con molti altri. Per esempio in questa tabella allargata, che è lo stesso tipo di idea di quello che abbiamo costruito finora insieme, potete vedere che compaiono le sigle che rappresentano elementi chimici differenti, come il berillio, il boro, il carbonio, e ognuno di questi quadratini rappresenta un nucleo o un isotopo differente di questi nuclei atomici, e quelli colorati in nero sono quelli che troviamo in natura, intorno a noi. Invece quelli colorati sono quelli che siamo noi a produrre in laboratorio e che sono radioattivi, cioè che poi si trasformano in qualcos'altro, come abbiamo visto prima, in qualche altro nucleo. Ma quanti ancora potremo costruire con questo procedimento? Pensate che possiamo costruirne fino a più di 3.000. Vediamolo insieme in questo video. Grazie Marta, grazie Carlotta per questa spiegazione molto dettagliata e molto precisa di cosa sono e come sono fatti i nuclei atomici e per averci spiegato quali sono le loro proprietà e come i protoni e i neutroni all'interno dei nuclei manifestano la loro presenza attraverso una serie di fenomeni molto, molto interessanti. Come vediamo qui, effettivamente questi nuclei sono tantissimi, sono circa 3.000 e queste proprietà che abbiamo visto in realtà cambiano molto a seconda della regione che andiamo a considerare in questa tavola, quindi a seconda del nucleo che andiamo a considerare. Ma in realtà non è finita qui, perché noi ci aspettiamo molti più nuclei di questi 3.000 che siamo stati in grado finora di studiare in laboratorio. Ce ne aspettiamo addirittura fino a 7.000, che dovrebbero collocarsi in una regione che chiamiamo, diciamo, simpaticamente terra incognita, proprio perché non ne conosciamo l'esatta estensione. Ma ci aspettiamo che questi nuclei, così come quelli che vediamo qui rappresentati, vengano prodotti in natura in processi che avvengono all'interno delle stelle. E forse è il caso di capire un po' meglio questo meccanismo molto, molto interessante. E per fare questo vorrei invitare Giulia e Liana, altre due studentesse di dottorato sempre del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano. Ciao Liana, ciao Giulia. Grazie, che ci spiegheranno in dettaglio come vengono creati appunto i nuclei in natura.
Ah, ragazzi, non siate timidi, scrivete i vostri commenti, le vostre domande in chat, noi alla fine saremo a vostra disposizione per rispondere, mi raccomando. Grazie, prego Diana. Grazie Simo e ciao a tutti. Allora, con Marta e Carlotta avete visto un po' le basi della fisica nucleare, diciamo, quindi cerchiamo di tenere in mente tutto quello che abbiamo appena sentito e proviamo però a tornare indietro nello spazio e nel tempo, perché subito dopo il Big Bang che sono stati creati i primi mattoncini che formano proprio tutto quello che ci circonda. All'universo appena nato, che spesso probabilmente l'avete sentito nominare come universo primordiale, bastarono meno di 20 minuti per generare gli elementi più semplici, come idrogeno, deuterio ed elio, gli stessi che abbiamo appena creato con Marta e Carlotta, per intenderci. Ma sono stati esattamente questi nuclei così semplici che con il tempo hanno formato le prime stelle e hanno dato luogo all'universo che conosciamo oggi. Ma ovviamente la quantità di questi nuclei presenti attualmente nel nostro universo non deriva soltanto da quelli prodotti durante questo universo primordiale, ma vengono ancora oggi formati in continuazione nelle stelle dell'universo, nelle varie esplosioni nel cosmo. Ma come vengono creati? Come vengono formati? Per rispondere a questa domanda andiamo a vedere quello che succede nella stella più vicina a noi, che è forse l'esempio più semplice che possiamo considerare. Allora, ieri sera ci hanno risposto in tanti chi fosse la stella più vicina, quindi facciamo anche noi stasera questa domanda. Sapete tutti la stella più vicina a noi? Dai, questa è facile. Esattamente. Vediamo adesso esattamente cosa succede in questa stella vicina che non nomino, ma proprio adesso subito con la slide che Simone ci mostra capiremo tutti. Il processo di formazione dei nuclei nelle stelle avviene proprio a partire dal semplice protone, o meglio dalla fusione di due protoni. Ma cosa abbiamo detto prima? Due protoni in teoria non possono stare insieme perché si respingono in continuazione e questa affermazione continua ad essere vera. Quindi per superare tutta questa lotta tra i due protoni è necessaria una grandissima quantità di energia che viene fornita proprio dalle alte temperature del Sole, perché vedo che in tanti rispondono il Sole ed è esattamente il Sole la stella più vicina a noi. Quindi abbiamo detto che per superare esattamente questa repulsione tra i due protoni è necessaria una grandissima quantità di energia che viene proprio fornita dalle alte temperature, ma ci vogliono all'incirca 10 miliardi di anni perché questi protoni si uniscano e attraverso il processo di decadimento che avete sentito anche prima con Carlotta, uno di questi due protoni si trasforma in neutrone formando così il nucleo di deuterio. Ed è esattamente proprio la lentezza di questo processo che fa sì che il nostro Sole splende ancora. Se fosse un processo molto più veloce, avrebbe finito quasi tutti i protoni tempo fa e adesso avremmo una stella spenta, un Sole spento, diciamola così. Ma cosa succede al deuterio? Allora, la natura, purtroppo, per fortuna, ha le sue regole sorprendenti. Tutto questo deuterio formato in più di 10 miliardi di anni con tantissima fatica viene poi quasi immediatamente distrutto interagendo con gli altri protoni presenti nel Sole. Attraverso una cosiddetta reazione nucleare formano il nucleo di elio 3. Ma tutti questi nuclei di elio 3 presenti a sua volta nell'enorme pentolone solare possono interagire tra di loro e attraverso una successiva reazione nucleare formano il nucleo di elio 4 o la cosiddetta particella alfa che abbiamo introdotto prima. Il nostro Sole ha circa 5 miliardi di anni e in tutto questo tempo ha speso meno della metà dell'idrogeno o protoni disponibili. Quindi provate un attimo a immaginare quanti protoni ci sono ancora all'interno del nostro Sole. Quindi questo processo che noi adesso abbiamo visto insieme singolarmente avviene in continuazione nel nostro Sole, così come in tutte le altre stelle. Ed è tutto questo insieme di reazioni che abbiamo appena visto avviene proprio all'interno della stella, nel cosiddetto nocciolo o nucleo stellare, perché è proprio lì che le temperature sono così elevate da far avvenire le reazioni nucleari che abbiamo visto.
ma cosa non abbiamo ancora considerato in tutto questo contesto? Non voglio ovviamente fermarmi troppo, ma avete presente la forza di gravità che ci tiene attaccati al suolo? Ecco, la stessa forza è presente anche nei corpi celesti, nelle stelle. In continuazione, questa forza spinge verso l'interno. Questa forza però, grazie a queste reazioni nucleari che avvengono all'interno della stella, viene bilanciata. Quindi noi possiamo immaginarci come se queste reazioni soffiassero come il vento, ma molto più violentemente ovviamente, tutta l'energia verso l'esterno della stella, mentre la gravità tende a spingere verso interno, restituendo in questo modo una stella che sta proprio all'equilibrio. Però ovviamente tutto questo equilibrio non dura per sempre. Cosa succede quando tutti i protoni del Sole sono trasformati in elio? L'energia liberata all'interno della stella non riesce più a mantenere questo equilibrio con la forza di gravità dall'esterno, finché non si innesca una successiva reazione nucleare che ovviamente avrà delle condizioni diverse da quella di prima. Però ovviamente la stella raggiungerà le temperature tale per cui i due nuclei di elio appena formati possono interagire tra di loro formando, per esempio nel caso del nostro Sole, il nucleo di carbonio. Il nostro Sole probabilmente, molto sicuramente, diciamo, non sarà in grado di fondere poi tutto questo carbonio che verrà creato, perché la sua massa non glielo permette. Però vedete un attimo in questa slide quanto è grande il nostro universo. Le stelle del cielo costituiscono uno dei spettacoli più belli della natura, ma oltre ad accontentare la nostra vista, le stelle durante tutta la loro vita trasformano gli elementi più semplici in elementi sempre più complicati, a partire dall'elio, carbonio, l'ossigeno, il sodio, silicio, calcio, ferro e così via, ma non solo. Al termine della loro vita, questa infinità di stelle produrrà diversi altri nuclei, perché qua noi non stiamo nemmeno considerando tutti gli eventi esplosivi nel nostro cosmo. Quindi tutta questa materia, conosciuta anche come polvere stellare, è la base per la formazione dei pianeti, della nostra Terra e di ciascuna di noi. Conoscere tutte queste reazioni nucleari ci permette quindi di capire meglio tutto quello che ci circonda, come sono stati creati gli elementi e come evolvono nell'universo. Ci permette di capire come è nato il nostro universo e in un certo modo anche come evolverà e come andrà a finire. Ma la domanda è: come facciamo noi a studiare le reazioni che avvengono all'interno delle stelle? Posso mica raggiungere la stella con una scala? Sono queste le domande che ci facciamo, ma Giulia mi risponderà in modo molto semplice a questa domanda stupida, direi. Grazie Eliana, buonasera a tutti. Beh, come potete immaginare, tra la temperatura e la distanza ci sarebbero dei grossi problemi tecnici per arrivare vicino alle nostre stelle con una scala. Ma quindi come facciamo noi a tutti gli effetti a studiare le reazioni che avvengono nelle stelle? Beh, vi svelerò un segreto. In realtà tutte le reazioni che ci sono nelle stelle si possono studiare in laboratorio. Come facciamo però? Proviamo a fare un esperimento insieme. Quello che noi e il nostro scienziato Dexter, qui presente, facciamo in laboratorio è usare degli acceleratori che ci permettono di ricreare alcune delle reazioni che avvengono nelle stelle, come questa che vedete qui. E poi quello che facciamo è osservare e misurare i nuclei che sono stati prodotti. Ma nel fare questo abbiamo un problema. Tutti i raggi cosmici che si trovano nell'universo, interagendo con la nostra atmosfera, arrivano sulla nostra Terra producendo tantissime particelle radiazione, che noi chiamiamo fondo ambientale. Questo fondo ambientale continuo, però, copre tutti i nuclei che abbiamo prodotto in laboratorio, così però non capiamo più niente. Vi è mai capitato, per esempio, di perdere una monetina nella vasca delle palline? Beh, l'effetto è più o meno quello. A questo punto i nostri nuclei noi non li troviamo più. Ma quindi come possiamo fare per schermare questo fondo ambientale? Le particelle e i raggi che arrivano non sono tutti uguali, anzi ce ne sono di moltissime varietà. Per esempio sappiamo che non tutte le particelle vengono fermate dagli stessi materiali. Quindi proviamo a vedere che tipo di materiale possiamo usare per schermare il nostro laboratorio. Proviamo per esempio con del legno. Che cosa succederà?
come vediamo, alcune delle particelle prodotte vengono fermate, ma non tutte, e quindi non riusciamo ancora a distinguere bene i nostri prodotti della reazione. Proviamo con una vasca di acqua. Va decisamente meglio, però non è ancora sufficiente. Proviamo con qualcosa di un po' più spesso, per esempio un muro di piombo. Beh, ci siamo quasi, ma insomma alcune particelle continuano a passare e coprire i nostri nuclei. Diciamo, vediamo un attimo, secondo voi, che materiali si potrebbe usare per schermare tutta questa radiazione di fondo che arriva dalle stelle? Dai, provate a fare delle ipotesi. Tanto noi i commenti li leggiamo tutti, eh? Per ora non ne arrivano di commenti a riguardo. Nessuno ha un'idea di che cosa possiamo metterci? No, sembrerebbe di no, quindi Giulia, dicelo tu. Va bene. Allora, quello che si fa è usare la roccia e in particolare andare sotto una montagna. Infatti, ai laboratori nazionali del Gran Sasso, all'Aquila in Abruzzo, grazie ai 1400 metri di roccia, questo fondamentale viene quasi del tutto eliminato, come potete vedere qui. Questi laboratori hanno proprietà uniche e sono i posti ideali per le reazioni che avvengono nelle stelle. E uno degli esperimenti che studia in modo diretto le reazioni nelle stelle grazie all'utilizzo di un acceleratore si trova esattamente a questi laboratori e si chiama Esperimento Luna. Bene, grazie Giulia, grazie Eliana per questa affascinante spiegazione dei fenomeni di fusione nucleare all'interno delle stelle che portano alla formazione di molti degli elementi che appunto conosciamo. Ma sia dalla presentazione di prima che da questa abbiamo capito che noi fisici nucleari tutte queste cose le studiamo in laboratorio. Ma allora proviamo a capire bene come facciamo a studiare questi nuclei e cosa usiamo per osservare questi oggetti così piccoli. A tal proposito vorrei invitare Eugenio, un ricercatore postdoc presso il Centro Fermi, ma che lavora al Dipartimento di Fisica della nostra università, che ci racconterà com'è che osserviamo i nuclei. Prego, Eugenio. Grazie Simone, buonasera a tutti. Allora, abbiamo capito che le reazioni nucleari sono lo strumento fondamentale che i ricercatori usano per studiare i nuclei dell'atomo. Questo viene fatto grazie a complessi ed ingombranti macchinari, quali gli acceleratori di particelle, di cui vedete due esemplari nella foto. Questi si trovano a Padova e Catania, in Italia. Grazie a questi acceleratori, come in questa animazione, gli scienziati sono in grado di portare dei nuclei ad alta velocità, farli scontrare con degli altri nuclei, al fine di produrre degli altri nuclei ancora. Quindi, cosa succede dopo che due nuclei si sono scontrati? Proprio come in un decadimento radioattivo, anche i nuclei prodotti nelle reazioni nucleari sono in grado di emettere radiazione e particelle di diversa natura. Queste possono essere protoni, neutroni, altri nuclei più piccoli o anche raggi gamma. Ora, la domanda che posso fare al pubblico è: come siamo in grado di osservare tutto questo? Vi invito ovviamente a rispondere se avete qualche idea, non è una domanda facile. Qualcuno ha qualche idea? Provate pure, buttatevi. Vedo che qualcuno risponde ancora alla domanda precedente su come schermare i laboratori. E forse questa è una domanda un pochino più difficile, Eugenio, no? È un po' difficile. Comunque, ve lo diciamo noi, allora abbiamo bisogno di altri strumenti che sono più piccoli degli acceleratori, comunque piuttosto complicati, e si chiamano rivelatori. Ci permettono, a seconda del materiale di cui sono fatti, di osservare diversi tipi di radiazione. I segnali prodotti poi vengono inviati da un computer attraverso il quale i ricercatori sono in grado di capire che tipo di particella è stata emessa in una particolare reazione e da questa è la proprietà del nucleo stesso. Ecco, vedo adesso che Michele aveva risposto correttamente al rivelatore. Molto bene. Facciamo vedere adesso che però nella realtà le cose sono meno facili, cioè sono più complicate. Infatti vedete che vengono usati enormi quantità di rivelatori allo stesso momento e infatti si costruiscono questi enormi apparati con dei nomi a volte anche buffi. Questi sono degli esempi che vedete in queste foto.
Adesso passiamo a una brevissima dimostrazione pratica, un video, fa vedere come due piccoli cristalli fatti di uno stesso materiale che viene utilizzato per costruire alcuni tipi di rivelatori, materiale plastico, questi sono in grado di emettere luce colorata se colpiti dalla radiazione emessa dai nuclei. Quindi per esempio qui abbiamo un raggio gamma, i raggi gamma che vengono sparati verso i cristalli e questi emettono luce blu o gialla a seconda del materiale di cui sono fatti. Ecco, siamo quindi in grado in questo modo di osservare indirettamente qualcosa che altrimenti non potremmo vedere ad occhio nudo. Bene, grazie Eugenio per questa spiegazione. Vedo che effettivamente i commenti in realtà arrivano un pochino in ritardo, vi ringraziamo comunque per essere così tanti e commentare tutto quello che vi stiamo raccontando. Direi che siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di terminare vorrei raccontarvi l'ultimissima cosa. Infatti non possiamo dimenticarci che in tutto questo noi stiamo anche costruendo una sorta di super rivelatore, come questa enorme palla costituita da tanti rivelatori messi uno vicino all'altro che vedete nella foto, che si chiama Agata e che a breve verrà installata nuovamente presso i laboratori nazionali di Lignaro. Questo rivelatore è un'eccellenza tecnologica a livello mondiale per la rivelazione della radiazione gamma emessa dai nuclei. La particolarità di questo rivelatore è quella di essere in grado di ricostruire con precisione millimetrica la precisa interazione, quindi le precise traiettorie dell'argigamma all'interno dei rivelatori. È un po' come essere in una stanza con tantissimi specchi nei quali si riflette un raggio luminoso e a seconda della posizione di questo raggio su tutti gli specchi noi fossimo in grado di ricostruire il punto di partenza di questo raggio luminoso. Ma a che cosa ci serve un rivelatore apparentemente così sofisticato e così complesso? Chiaramente ci servirà per effettuare studi di fisica nucleare sempre più avanzati, permettendoci di migliorare notevolmente la sensitività delle nostre misure, ma ci permetterà anche di studiare più in dettaglio la formazione dei nuclei nelle stelle, come abbiamo visto prima. Tuttavia, la tecnologia alla base di questo rivelatore può avere anche delle implicazioni pratiche importanti, come ad esempio in campo medico, nell'ambito della diagnostica per immagini, o come ad esempio nell'ambito della sicurezza per l'identificazione e la caratterizzazione di materiale radioattivo. Bene, direi che con questo super rivelatore siamo giunti alla fine. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Marie Curie di tutto questo, vediamo se è ancora con noi. Sono ancora qui e sono veramente entusiasta di tutto quello che mi avete fatto vedere, è veramente incredibile tutto quello che abbiamo scoperto sui nuclei atomici, su come sono fatti, i loro dettagli, la loro struttura e poi quanti nuclei che si possono creare. Vogliamo parlare delle stelle, sono assolutamente meravigliose e noi ai miei tempi non avremmo mai potuto immaginare che si potessero studiare addirittura in un laboratorio sottoterra, ecco. E direi che adesso posso veramente tornare nel passato, dopo aver scoperto anche che state costruendo un super rivelatore. Beh dai, non tornare nel passato, così ti presento. Ciao Sara, vi presento Sara Zigliani, una studentessa PhD, anche lei presso il Dipartimento di Fisica, che si è gentilmente offerta di interpretare Marie Curie. Buonasera a tutti! Ciao Sara, e durante tutto questo tempo chiaramente non è stata lì a far nulla ad ascoltare e basta, ma ha anche raccolto i vostri commenti e le vostre domande, quindi vorrei rinvitare anche tutti gli altri miei colleghi che hanno preso parte a questa presentazione. Insieme in questo quarto d'ora, 10 minuti che ci rimangono, proveremo a rispondere ad alcune di queste domande. Prego Sara. Allora, ci sono arrivate diverse domande, direi che possiamo partire dalla prima che ci è arrivata, quella di Francesco, che ci chiede quindi quando è scoppiato il Big Bang se si è effettivamente formato il nucleo. Eccola lì.
Eliana, magari puoi aiutarci tu a rispondere? Certo, allora, quello che ho detto prima è che tutti gli elementi più semplici sono stati creati subito dopo il Big Bang. Ovviamente tralasciamo quei piccoli microsecondi che ancora noi scienziati, ma dico gente sicuramente molto più brava di me, ancora non si è capito ovviamente, ma noi parliamo il Big Bang in sé. È per il Big Bang la nucleosintesi, quello che è la fase in cui vengono creati i nuclei, inizia 3 minuti dopo il Big Bang e dura quei 20-25 minuti all'incirca, e le condizioni dell'universo 3 minuti dopo il Big Bang sono tali da permettere proprio i primi i protoni, i neutroni di interagire tra di loro e creare proprio i primi nuclei come il deuterio, idrogeno, l'elio, e poi ovviamente l'universo ferma la formazione dei nuclei perché le condizioni dell'universo non permettono più la fusione dei nuclei appena creato. Bene, grazie Eliana, speriamo di aver risposto in maniera semplice a questa domanda, comunque molto complessa. Molto difficile, esatto. Esatto, c'erano altre domande che... Sì, abbiamo una seconda domanda da Tamara, che ci chiede se è giusto o sbagliato affermare che il sole smetterà di brillare. Allora, non per mettere ansia, perché ci vorrà tantissimo tempo per spegnere il nostro sole, però il sole... come tutte le altre stelle, ovviamente verrà un giorno in cui sarà spento, anzi sarà una di quelle stelle che finirà in nana bianca, forse avete sentito. Quando il Sole finirà tutti i protoni presenti e tutti i protoni saranno trasformati in elio 4, in particelle alfa, quello che succederà è che la gravità tenderà a contrarre il nucleo della stella. In questo modo... ovviamente si innescherà la fusione, perché il nucleo del Sole raggiungerà la temperatura tale per cui si potrà fondere il nucleo dell'elio. In questo caso il nostro Sole inizierà a diventerà sempre più pesante e più cicciotta. Diciamo, arriverà una fase in cui, non so se avete sentito il termine di gigante rossa, ecco, diventerà così il nostro Sole, inglobando anche la Terra molto probabilmente. E poi arriverà nella fase in cui si spegne. Scusami Simone. No, ovviamente ci mancherebbe, grazie Eliana per questa spiegazione. Sara, mi sembra di aver capito che ci sono altre domande, giusto? Abbiamo ancora un pochino di tempo, vedo che qualcuna continua ad arrivare. Tra ne abbiamo tantissime di domande. Ok, vediamo quello che riusciamo a fare. Volete continuare sulle stelle o cambiamo argomento? Ma proviamo a cambiare un attimo argomento. Cambiamo argomento. Allora, Cinzia ci chiede che cosa spinge un neutrone a diventare un protone e viceversa. E non gli allora, piace prima... proprio essere esatto. Allora, prima di tutto il viceversa non succede, il protone non diventa un neutrone, perché il protone è una particella che noi chiamiamo stabile. Questo è di fuori stabile. Del nucleo, chiaramente. Esatto, supponiamo di considerare delle particelle da sole, se prendiamo solo un protone o solo un neutrone, il protone non diventa un neutrone. Mentre succede il contrario, appunto, il neutrone diventa un protone perché è una particella instabile, e la sua instabilità è dovuta al fatto che il protone e il neutrone non hanno la stessa massa, sono, diciamo così, due stati della stessa particella, una con più energia e una con meno energia, e il neutrone che ha più energia può emettere questa energia in eccesso per... diventare un protone. Ovviamente tutte queste cose le studiamo sia a livello sperimentale, ma ci sono anche tutti gli studi teorici che cercano di spiegare queste cose. Esatto, grazie Sara per aver citato questa cosa. Infatti noi non abbiamo sottolineato questo aspetto nella nostra presentazione perché ci occupiamo di fisica sperimentale, però abbiamo tanti colleghi che invece si occupano di cercare di modellizzare con modelli teorici molto avanzati e molto complessi quello che noi andiamo a misurare in laboratorio. Tra l'altro vedo che c'è una domanda interessante su
come fa un rivelatore a captare questa radiazione emessa da vari elementi? Forse proverei a rispondere a questa domanda. Qualcuno chi vuole rispondere a questa domanda? Beh, diciamo che non risponde nessuno. Se volete rispondo io. Vai Sara, vai. Allora, diciamo prima di tutto che a seconda della radiazione che andiamo a considerare, che sia un raggio gamma, un protone, un neutrone, ogni tipo di radiazione interagisce in modo diverso con il materiale del rivelatore. Ad esempio, un raggio gamma può interagire con il materiale del rivelatore con anch'esso con metodi diversi. Quindi già all'interno dello stesso tipo di radiazione si interagisce in modo diverso col rivelatore. Il principio comunque generale è l'idea di generare delle cariche elettriche all'interno del rivelatore che poi vengono raccolte e poi trasformate in un segnale elettrico, come ci spiegava prima Eugenio, e inviato a un computer. Esatto, questo è diciamo il meccanismo alla base, insomma, della rivelazione della radiazione in generale. Chiaramente si parla di processi molto complessi che purtroppo non abbiamo il tempo di spiegarvi nel dettaglio. Dunque, abbiamo ancora giusto qualche minuto, non so se c'è una domanda veloce a cui possiamo rispondere. Dunque, Francesco ci chiede, che sembra lo stesso che ha fatto una domanda prima, quindi ci sono 3.000 nuclei tutti o 7.000? Ecco, questa è una domanda a cui chiaramente non possiamo ancora rispondere, perché c'è ancora molto lavoro da fare da parte nostra per cercare di capire quanti sono effettivamente questi nuclei e quanto si estendano in questa regione che, appunto, come vi dicevo, chiamiamo terra incognita, perché non conosciamo ancora. Quindi la ricerca va chiaramente avanti e speriamo un giorno di poter, insomma, rispondere in maniera precisa a questa domanda. Beh, detto questo, direi che possiamo concludere la nostra diretta. Io vorrei ringraziare innanzitutto tutti i miei colleghi qui presenti che si sono prestati a questo, insomma, ad organizzare questo evento, in particolare Sara per aver interpretato Marie Curie, ma vorrei ringraziare in particolare anche Carlotta in questo momento che, voi non lo sapete, ma si trova in Canada, dove è mattina, ma non si trova a casa sua perché questa notte, la notte canadese diciamo, ha dovuto lavorare, era in laboratorio proprio per uno di questi esperimenti di cui vi abbiamo parlato, quindi non si è appena svegliata, in realtà non è mai andata a dormire, quindi grazie per essere riuscita comunque ad esserci. Ovviamente vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato così numerosi a questo evento, eravamo più di 100, siamo molto contenti se la presentazione vi è piaciuta, se siamo stati in grado di divertirvi e di trasmettere qualche, diciamo, nozione di fisica nucleare. Speriamo di rivederci magari tutti quanti dal vivo alla prossima edizione di Meet Me Tonight l'anno prossimo, e grazie a tutti, arrivederci, buona serata, buon weekend. Ciao, grazie a tutti.